2023 dovrebbe effettivamente essere un anno in cui si vanno a completare dei progetti che abbiamo già iniziato e vanno anche a concretizzarsi altri che sono stati solamente progettati. Intanto sicuramente il progetto che diciamo è più atteso è quello del completamento del bike park sul Monte Carpegna, che darà la possibilità di realizzare questi sentieri per i bikers e quindi per le biciclette mountain bike. È un progetto che dovrebbe avere anche un grande ritorno turistico. Un'altra struttura che andremo a realizzare è una struttura coperta nell'area dei giardini pubblici che servirà come spazio didattico per la scuola elementare che è lì adiacente, ma soprattutto servirà per gli spettacoli di intrattenimento durante la stagione estiva. E sempre per quanto riguarda il discorso turistico, un'altra area che verrà interessata da una riqualificazione, quella del giardino di mezzanotte, dove noi andiamo a realizzare spesso delle commedie teatrali, delle presentazioni di libri. È un'area molto suggestiva e diciamo che verrà completata con un terrazzamento ed un palco. E qui ci stiamo già lavorando, direi che i primi mesi dell'anno sarà realizzata. Sarà importante anche il sistema di irrigazione del quale stiamo dotando il campo sportivo di Carpegna. Ricordo che Carpegna è sede durante l'estate di tanti ritiri di diversi sport, tra i quali anche appunto il calcio. Attraverso il PNRR hanno riconosciuto un finanziamento di 1.400.000 euro con il quale dovremo realizzare la nuova scuola dell'infanzia, quindi ci sarà l'abbattimento della vecchia scuola che chiaramente non risponde più a quelli che sono i criteri, soprattutto per il discorso antisismico, e al posto della vecchia scuola verrà realizzata la nuova. In più abbiamo richiesto un altro finanziamento dovremo utilizzare per realizzare il tratto di strada mancante tra la scuola dell'infanzia e l'ufficio postale di Carpegna. Questa è una strada prevista ormai da più di 30 anni nel piano regolatore, ma non è mai stata realizzata. Speriamo che quest'anno, insomma, riusciremo a fare anche questo.